Buongiorno raggi di sole, benvenuti o bentornati in un nuovo Vlogmas. Oggi è 18 ragazzi. Sì, siamo già al 18. Mamma mia, come vola il tempo. Comunque, mi vedete già truccata e sistemata? Perché ovviamente mi sono svegliata presto, come vi avevo detto ieri. Ho editato il vlog, l'ho caricato, adesso sto finendo di metterlo online. Ci sono dei problemi con la musica, ovviamente, quindi sto cercando di tagliare quel pezzo della clip. Però, ovviamente, prima della revisione dei video YouTube ci mette 6 anni e mezzo, quindi va bene. Ok, intanto l'ho programmato per le 3, poi come andrà andrà. È quasi mezzogiorno e mezza, che è l'orario in cui mi devo vedere con le mie amiche per andare al suscino. Quindi mi sto finendo ovviamente di vestire. Come vedete qui mi dice ancora verifica in corso. Oggi ho fatto il mio solito trucchetto on the go. In realtà non so ancora bene come vestirmi perché appunto dopo, come vi ho già accennato negli scorsi giorni, devo andare a fare il tatuaggio. Vi dico che ci sono stati un po' di cambiamenti in corso d'opera, quindi dobbiamo ancora vedere bene con la tatuatrice. Cioè, il soggetto lo so, però deve essere tutto un po' organizzato. PS Icy sta meglio, per chi magari si era preoccupato ieri. Non lo so, non ho ancora caricato il video, però magari, non so, qualcuno si può essere spaventato. Qui che se la sninna alla grandissima. Fai vedere che oggi va un po' meglio questo occhietto. Sì, è ancora un po' chiuso perché deve fare la ninna. Poi non gli posso pulire neanche gli occhi, quindi gli vedete tutte le caccoline. Però sta meglio, ho anche fatto la pappina. È vero? È vero. Eh sì, che sta molto meglio. Quindi, ecco, vi dico, il tatuaggio non so, non so. Poi non so se ve l'avevo detto che volevo fare una scritta. Alla fine forse saranno due. Sto cercando di ponderare e capire soprattutto dove farle. Perché io, ve lo dico sempre, odio i tatuaggi che non si vedono. Tant'è che tutti quelli che ho sono più o meno visibili. A parte appunto questo qua dietro, che tra l'altro avevo fatto per i Wandy. Le parti per il tatuaggio principale sono potenzialmente due. O diciamo qui, quindi di lato al giglio che io ho già qui, oppure riempire questo buco qui interno e andare verso di qua. Però non lo so, è ancora tutto, ripeto, da vedere. Forse la scrittina la farò qui. Vediamo. Io poi su queste cose, ecco, ripeto, quando lo vedo riesco a capire dove collocarlo. Poi non mi piacciono i tatuaggi sul, come si chiama qua, sulla clavicola. Infatti questo mi piace un sacco perché è molto più particolare. Vorrei farmi qualcosa prima o poi qua in mezzo, però non sono ancora pronta psicologicamente a vedere, diciamo, macchiata anche questa zona del mio corpo. Per ora mi mantengo su braccia e gambe. Gambe basse, non cosce perché non è il caso. Comunque, quindi adesso appunto mi finisco di vestire e poi possiamo andare e mangiare. E ci siamo! Quante ore ci siamo lasciate? Ma io ne so, troppo poche. Rieccoci, buonissimo. Stiamo aspettando i nostri ricordatevi piattini. Sempre, ragazze, mangiare. Va Ricordati, bene? caro, mangiare fa bene al cuore. Ok, sono arrivata dalla tatuatrice. Stiamo facendo i stencil e alla fine credo che riempirò questo buco. Vedete che io ho anche la smagliatura qua. Appena mettiamo lo stencil vi faccio vedere. Diciamo che ha a che fare anche con questo fiore che già avevo fatto da lei. Non so quanto mi si potrà vedere perché c'ho solo la lucetta qua della macchina. Sono appena uscita dalla tatuatrice. Diciamo che ho fatto leggermente ritardo perché dovevo venire un po' prima da lei. Però vabbè, ok. Abbiamo finito adesso che sono le 7:12, appena scattate tra l'altro. So che probabilmente dalle clip prima non avrete capito che cosa ho fatto, che cos'è e tutte le idee che c'è dietro, quindi adesso arrivo a casa e ovviamente vi spiego un po' quello che riesco a spiegarvi. Poi ho fatto anche la scrittina qua. Ero indecisa tra due scritte in coreano. In realtà poi ho puntato sulla scritta che poi è il titolo di una canzone che vi ho già detto, vi ho spiegato tante volte che è la mia canzone preferita dei BTS. Sono due tatuaggi tutti e due per i BTS. Due. Sei tatuaggi per i BTS. Poi adesso vi faccio vedere perché. Così fina che neanche si vede. Comunque qua la scritta Microcosmos, che è appunto la mia canzone preferita. Ero indecisa se scrivere
questo oppure borahae in coreano, che appunto è il termine che hanno coniato un po' loro, in particolare B, che sarebbe un po' il ti amo, ti voglio bene, in quel senso lì. Infatti bora vuol dire viola e he sarebbe la fine di sarahae, che vuol dire appunto ti amo, quindi borahae, I purple you, eccetera eccetera. Probabilmente lo farò quello, però più avanti, perché adesso mi ispirava più far questo qui e era più, non più sentito, però aveva più senso. Comunque adesso arrivo a casa, vi spiego tutto. Sono un po' ingessata nei movimenti perché ho fatto finalmente, perché era una vita che io volevo fare un tatuaggio nel cavo del braccio, però mi avevano tutti terrorizzata che faceva malissimo. Io ho una soglia del dolore altissima. La mia tatuatrice ancora non ci crede e sono anni che ci conosciamo. Mi fa, mi raccomando, se ti dà fastidio, se ti fa male, dimmelo. Io, raga, mi stavo addormentando perché poi il rumorino del lago è un attimo. Cioè è un attimo che proprio mi addormento. Comunque, io ho una pelle molto sottile, soprattutto in quest'area qui appunto, e molto chiara, quindi tende a gonfiarsi tanto e ad arrossarsi. Quindi questa zona la devo tenere, cioè io devo far fare meno movimenti possibili, il che sarà un po' complicato, però vabbè. Nonostante ho tenuto la mascherina per più di 3 ore, sì, sono un po' lucida effettivamente, cioè guardate, effetto specchio. Però il make up ha tenuto bene tutto il giorno, perché è tutto il giorno. Appena tornata a casa, mi tampono un po' prima di parlare con voi, perché qua mi è colata la qualunque praticamente. E racconto un pochino, perché oggi sono stata poco dietro a questo vlogmas effettivamente, però veramente ho corso da una parte all'altra. Allora, qui fatemi togliere tutta questa pellicola che tanto una scrittina non serve, però l'ho fatta qui. La cosa bellissima è che se voi traducete letteralmente questa scritta, tipo anche su Papago adesso, vedete, l'ho fatta con la foto, vi traduce microonde, cioè non so se ci intendiamo. Tant'è che l'ho ricontrollato, ovviamente ogni volta che si fa un tatuaggio in una lingua che non è la propria si ricontrolla tipo non 1000, non 2000, ma un'infinità di volte. E quindi ho detto, no, ma io sono sicura di essermi tatuata microcosmos. Il problema è che probabilmente non è una parola che c'è nel vocabolario proprio coreano, è inglese, magari tradotta viene in un altro modo. Comunque fatto sta che è giusta, perché se ricontrollo anche su internet, vedete, è scritto ok così. Tra l'altro è una canzone che è uscita il 12 di aprile, è significativo anche quello, oltre che essere, vabbè, la mia preferita. Ok, è il primo, molto semplice, lineare. Ok, qual è la cosa grande che ho fatto? Letteralmente io sto dedicando anima e corpo a questi ragazzi. Ed è tutta una parte del braccio. Allora, vi ricordate che io avevo già tatuato il giglio, il Tiger Lily, che è il fiore, è il birth flower, quindi il fiore nascita di JK. Solo che, allora, a parte mi sentivo in colpa di aver tatuato solo lui, e poi già dalla scorsa volta io volevo fare una composizione floreale con ovviamente tutti i loro fiori natali, non suona bene in italiano, birth flower. Quindi dopo un'attenta ricerca dei tipi di fiori, io all'inizio volevo fare, vi faccio vedere l'idea iniziale come era partita, volevo fare metà farfalla e metà con appunto i loro 7 fiori, ok? Che era bellissima, perché vi ho detto che la farfalla la riconduco a loro, ed era un po' fatta a metà, quindi la prima parte della farfalla era normale e la seconda con i fiori. Stava proprio a significare la mia vita prima e dopo con loro, insomma. Io romantica, ve lo dico sempre. Il problema qual è? Che ovviamente fare questo tipo di tatuaggio con 7 fiori veniva una farfalla gigante e non poteva essere piccola. Quindi ho detto, senti, visto che comunque mi devi prendere un bel pezzo di braccio, a sto punto faccio solo i fiori e facciamo una bella composizione integrando quello che io già ho. Poi abbiamo aggiunto una farfalla e la data, che per me è molto significativa, cioè la data del primo concerto a cui ho assistito, quindi un po' la data in cui li ho visti per la prima volta. Quindi adesso vi faccio vedere, anche se soprattutto quello centrale che sta proprio appunto
sul cavo qui è molto rosso, il resto diciamo che più o meno ci sta, e quindi adesso vi spiego un po' il tipo di fiore e a chi è ricollegato dei vari membri. Quindi adesso ve lo spellicolo, ma sarà un po' zozzo. Tra l'altro, ecco, non fate caso alla pelle flaccida, al braccione, che lo sapete che io lo odio, ed è anche per questo che lo tatuo, perché almeno cerco di odiarlo un po' di meno. Comunque, da quale inizio? Non lo so. Ve lo faccio prima vedere per intero. Ovviamente guardate la differenza tra quello guarito, poi ovviamente verranno tutti così, e tra questi che sono ancora un pochino rossi. No, un pochino, un po' tanto. Guardate quanto si vede che è gonfio da qua. Allora, questo fiore qui, che tra l'altro si vede molto spesso nei tatuaggi, è il fiore di V, quindi di Taeyeon, che è la Carolina Allspice. In italiano sarebbe il calicanto d'estate. Vi faccio vedere anche l'immagine del fiore, che appunto è questo fiore qui. Allora, il fiore di Jin è un po' particolare, sembra quasi un raviolo, però ha tanti boccioli e poi sboccia, però mi piaceva più il bocciolo che il fiore in sé, e si chiama Rumex Hispanicus oppure Rumex Acetosella, che sarebbe questo qui. Quindi ho preso appunto il singolo bocciolo e l'ho messo qui. Quindi gin c'è, quelli di dicembre ce li siamo tolti. La composizione io l'ho fatta fare alla tatuatrice, non gli ho detto insomma mettimi questo vicino a questo, questo qua, questo qua. L'unica cosa, ecco, ci tenevo che la farfalla andasse verso il giglio, che ovviamente è il fiore del mio bias, quindi ci tengo particolarmente. Vi faccio vedere questo qui, che sembra quasi una pigna. La prima volta che l'ho visto ho detto, ma è un fiore o una pigna? Che è il Larch, anche detto fiore di Bach, però quando sboccia è bellissimo, ha questo colore meraviglioso. Vedete, un po' ciclamino. E questo qui è il fiore di Yoongi, che parte proprio dalle foglie verdi. Vedete, ha questo cespuglietto di base e poi si apre così. Ora ho messo un po' per storto, però è così. Questa qui è la farfallina, che è bellissima. Poi quando guariranno ve li farò vedere meglio, perché adesso è tutto un po' gonfio e mangiucchiato tipo. Comunque appunto ci tenevo a fare la farfallina. Non l'ho colorata perché adesso io ho deciso che farò i miei tatuaggi solo in bianco e nero da adesso in poi. Tornassi indietro li farei tutti in bianco e nero. Poi appunto di qua c'è la data messa qui. Qui vabbè il giglio già c'era, ok. Questo qui è il fiore di Namjoon, che è molto simile anche a quello di J-Hope che è qua sopra. Però sono due fiori diversi ma appartengono alla stessa famiglia, diciamo così. Infatti questa si chiama Clematide e questo invece è il Buttercup. Quindi questa è la pianta di Namjoon. E il Buttercup è esattamente come ti immagineresti il fiore di J-Hope. È impressionante perché è un fiore delicato, colorato, giallo. Cioè è perfetto per lui. Poi l'ultimo, se mi riesce a mettere a fuoco perché sto impazzendo, è questo qui, che è il fiore di Jimin, che per me è perfetto anche questo per lui, e si chiama Spirea, ed è un fiore che vedete cresce in grappoli praticamente, è molto delicato. Quindi adesso ognuno ha il suo fiore dedicato sul mio braccio. Sono molto felice di aver fatto questo tatuaggio, è un po' importante, però mi piace tantissimo anche come ha riempito il tutto e come si incastra con gli altri, quindi molto happy di averlo fatto. Ovviamente qua al centro è la parte più sensibile, ma vedete tutte queste parti rilievo, non so se si vedono, questo e la farfalla che è bellissima. Quindi io adesso molto felice, ripeto, e il problema sarà non piegare il braccio. Non so se voi avete presente come ha tatuato il braccio Jungkook, perché io non mi spiego come lui si sia potuto fare un tatuaggio del genere. Questo tipo è veramente la soglia del dolore molto più alta della mia, perché se no non me lo spiego. Perché lui in questa zona del cavo, come si chiama? C'ha un nome sta zona? Non lo so. C'ha tutta la parte così nera, è tipo una nuvola nera che c'ha tutta qua. Folle, masochista, che non sei altro. Senti chi parla. Comunque no, sono molto felice, non vedo l'ora di farvelo vedere guarito, perché ripeto, adesso è tutto rosso e lucido, quindi non si vede. Però molto felice di darvi i miei soldi, la mia anima, il mio tempo e il mio corpo. Quando volete, ripeto,
Give me a call. Vorrei cercare di farmi una doccia passando lentamente il sapone su questa parte. E poi, visto che sono le 8, mangiare, perché non ho neanche fatto merenda per fare tutta sta roba e sto morendo di fame. Poi farsi i tatuaggi è anche estenuante, cioè vi toglie proprio le energie anche se non fate nulla. Poi sarà che mi sono rilassata nel mentre, quindi stavo un po' ogni tanto mi dovevo riacchiappare e soprattutto dare da mangiare agli gnometti, vero? A me. Vuoi mangiare, mi sa, vuoi fare la pappina? E devo anche rifare il letto, ovviamente. Spero con l'aiuto di qualcuno, perché se devo rimanere così sarà un problema. Allora, ho rifatto il Bibimen, ci ho messo anche le alghette, l'uovo sopra e via così. Non si direbbe che amo i tatuaggi, vedere il braccio tutto pieno, cioè bellissimo. Comunque adesso ci metterò tipo 6 anni e mezzo, devo assolutamente fare il letto. Ok, letto fatto. Ci sono riuscita, ma ci ho seriamente messo 25 minuti, cioè assurdo. In tutto ciò mi devo ancora struccare, fare la doccia, come potete vedere. Alla fine ho detto sì, prima ceno, poi faccio, sono le 10. Ed è assurdo come il tempo voli in generale nella vita. Comunque, domani, in realtà è una giornata abbastanza tranquilla. La cosa interessante sarà che rivado a rivedere Spider-Man No Way Home. Stavolta sono riuscita a trovare un'amica da portare. Ed è un'amica con cui mi sono vista praticamente già sia ieri sia oggi. Quindi anche domani, cioè di solito noi non ci vediamo mai tante volte durante la settimana, perché ovviamente c'è chi lavora, chi ha degli impegni, ci sta. Sta settimana addirittura 3 times in a row, cioè quindi proprio 3 volte di seguito, letteralmente 3 giorni di seguito con Giorgia. Che non sapevo essere fan della Marvel, mi ha scioccata. Cioè in realtà non vede i film di Spider-Man dal 2000 7 che mi ha detto, neanche mi ricordo più. E se non si ricorderà qualcosina, avrà la sua amica nerd che, come io ho già detto, tipo grillo parlante nell'orecchio, gli dirà cosa sta succedendo e le farà capire tutto senza spoilerare nulla. Quando sarà successo le potrò dare le dovute spiegazioni. Quindi volevo prenotare. Domani c'è Amici, lei è fissata con tutti questi programmi, quindi mi ha detto di prenotare verso le 5.45, quindi sto cercando di aprire la pagina del cinema per vedere se mi fa prenotare i biglietti, perché io ho la tessera del The Space e l'accompagnatore con questa cosa qui lo paghi 2 euro, quindi è una figata pazzesca. In realtà vado quasi sempre da sola al cinema, lo sapete, però quando riesco a portarmi qualcuno, ben venga. E finalmente posso andarmi a lavare, si sono fatte le 11, ho fatto tutto quello che dovevo fare, tatuaggi lavati, incremati, io tipo robottino. Chiunque si sia mai fatto un tatuaggio sa che la parte più pallosa, io lo ripeterò per sempre, per il resto della mia vita, perché tanto penso, insomma, continuerò a tatuarmi per il resto della mia vita finché ci sarà spazio, è il dopo, cioè tipo le 2 settimane dopo è una palla. Quelli in teoria in bianco e nero dovrebbero guarire un po' prima rispetto a quelli a colori, quindi lo spero, perché già mi sono rotta il cavolo di stare col braccio così. Voi vi chiederete, ma chi te lo fa fare? Non lo so, semplicemente il gusto di scarabocchiata addosso probabilmente. No, è come, sapete quando vi comprate tipo un vestito nuovo e lo volete subito mettere? Io provo la stessa sensazione quando mi faccio un nuovo tatuaggio, lo guardo, dico che bello, mi piace un sacco e niente, quindi sta lì e starà lì per sempre. Detto ciò, oggi mi sento la pancia gonfissima, sicuramente perché ho mangiato troppi carboidrati. Comunque, mamma mia, sono proprio monotona, dico sempre le stesse cose. Detto ciò, però oggi voglio andare a dormire un po' più presto rispetto al solito, perché sono un po' di mattina che mi sveglio presto e se non ce la fa, volevo vedermi The Witcher, veramente non ce la faccio, mi si chiudono gli occhi, quindi anche se sono le 11 per me è molto presto e mi metto a dormire. Qua ho tutti i miei 3 cagnolini già pronti, ho fatto il lettino come vedete. Ah, si sta sempre meglio con l'occhietto, è vero? Qui abbiamo Amaruf, ce l'hai un po' sonnino? Sì, quando mai. Sei pronta ad andare a ninna? Sì, quindi io e il mio fantastico pigiamino lilla per oggi vi salutiamo. Vi mando un bacio grande senza cercare di piegare il braccio. E ci vediamo domani. Ciao.